Il gruppo civico Insieme per Pescara sceglie Domenico Pettinari come riferimento per le amministrative del prossimo 9 giugno e mette a disposizione anche 5 candidati. L'annuncio questa mattina nel comitato elettorale di Domenico Pettinari, pronto a tentare la scalata a Palazzo di Città senza il sostegno di alcun partito e sostenuto soltanto dalle forze civiche della città. Tra queste diverse associazioni e comitati riunitisi nel gruppo Insieme per Pescara, che già da tempo hanno avviato un lavoro di confronto sulle problematiche della città, da Viale Marconi alla strada Parco, la tutela del patrimonio arboreo, fino alla soppressione di diversi parchi della città. Numerosi professionisti avulsi dalla politica, ma che si sono detti disposti a mettere a disposizione le proprie competenze. Dopo una lunga riflessione nel direttivo Insieme per Pescara, abbiamo messo a disposizione alcuni associati di Insieme per Pescara al progetto poter lottare per il bene comune di Pescara. Abbiamo invitato nei nostri tavoli tematici tutti quanti gli esponenti, sia politici che tutti i cittadini, ad intervenire e a trovare le soluzioni migliori per poter migliorare la vita di Pescara. E l'unico personaggio che in qualche modo ha silenziosamente ascoltato i nostri tavoli, i nostri lavori, è stato Domenico Pettinari. E si è proposto come strumento per poter portare avanti i nostri progetti. A quel punto quattro dei nostri associati, torto collo, hanno deciso di mettersi a disposizione e quindi si presenteranno al fianco di Domenico Pettinari per sostenere, sì, Domenico Pettinari, ma per sostenere il bene comune della città di Pescara. Sì, io sono davvero onorato che comitati e associazioni scelgono il nostro progetto politico, che è un progetto politico, ripetiamo, civico, indipendente, equidistante dal centro-destra al centro-sinistra. Una grande e vera novità per la città di Pescara. Quindi tanti comitati e associazioni, oltre a Insieme per Pescara, che io ringrazio, ma non solo, ci sono anche esponenti e rappresentanti del comitato Strada Palco, ma del comitato Salviamo Parco della Fornace Bizzarri, ed esponenti anche del comitato Salviamo Viale Marconi. Quindi il nostro civismo sta attraendo tante personalità della società civile, e questo mi può riempire solamente di grande orgoglio, ma è un grande onore per me. Sicuramente non deluderemo i cittadini, i comitati e le associazioni che credono nel nostro progetto.